Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. Come ogni lunedì arriva il video della settimana e quindi come ogni lunedì vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità dei titoli che seguiamo. Oggi guida su come fare i pansum, cioè i soldi, la valuta del gioco di Temtem, all'interno del gioco stesso. È molto difficile in realtà fare i soldi con l'ultima patch che ha cambiato e scombussolato parecchio le carte in tavola, ma ci sono ancora due metodi, uno in realtà più valido dell'altro. Io vi porterò comunque uno dei due metodi, considerate che il secondo metodo è lo stesso, identico, cambiano solo ed esclusivamente i Temtem da utilizzare e per fare pansum il più velocemente possibile. Per prima cosa dobbiamo comprare le team card. Ovviamente le team card plus non vanno comprate perché la spesa è esagerata, quindi si comprano le team card normalissime, quindi senza sbattimento andate tranquillamente al vostro shop e comprate circa una trentina o una quarantina di team card alla volta. Seconda cosa, dobbiamo trovare le location, quindi dove andare per fare soldi. Uno è Kakamacenote, quindi nell'ultima isola in basso a destra, quindi a sud-est, troviamo nell'acqua gli Ukama che si possono catturare, ma il metodo migliore è andare ad Anak Vulcano, quindi una volta finita la storia, o meglio le tre isole, non la storia in sé, bisogna andare in basso a sinistra, cioè a sud-est, nel quadratino che vedete selezionato, e lì troverete i Magmis. Bisogna catturare appunto loro. Quindi, ricapitolando, comprate le team card normalissime, armatevi di pazienza, mettete i vostri due bellissimi Whiploomp in squadra, ricordatevi di mettere il decoy a uno dei due. Partite per andare a caccia di Magmis e una volta trovati i Magmis dovete utilizzare semplicemente la mossa Cold Breeze. Questo perché la mossa Cold Breeze non farà altro che congelare e danneggiare ben poco il Temtem avversario, e una volta congelato potrete catturarlo con tutta la vostra calma. Una volta catturato ricordatevi che potete tenere quelli che hanno la statistica al 50 e invece rilasciare istantaneamente tutti quelli che non hanno la statistica al 50. Questo perché chiaramente chi ha le statistiche 50 può essere utilizzato per il breeding. Bene bene, come ultima cosa, ci siete già passati in realtà, ma credo lo sappiate già, ma io comunque ve lo devo dire essendo questa una guida. Una volta che ne avete catturati una quarantina, o potete anche rimanere lì per un'oretta continuando a catturare i vostri bellissimi Magmis e a rilasciarli, dovrete tornare a Superior Omninesia, ovviamente la seconda isolettina. Dovrete andare dal ragazzo che vi paga per aver rilasciato i vostri bellissimi Temtem e farvi semplicemente pagare. Una volta che lo avete fatto, chiaramente potrete utilizzare la Smog Bomb per tornare esattamente al punto di partenza, quindi dove stavate catturando i vostri bellissimi Magmi. Bene, con questo è tutto, io spero di esservi stato utile, buon farming e noi ci vediamo con la prossima guida.